Forse un mattino andando in un'aria di vetro arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo, il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore di ubriaco. Poi come su uno schermo s'accamperanno d'Egitto alberi, case, colli per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi, ed io me n'andrò zitto tra gli uomini che non si voltano col mio segreto. Centenario della nascita di Eugenio Montale, parlai quindi di questo mio progetto con l'amico Stanislao Diego, scrittore, viaggiatore, presidente della Fondazione Ippolito Diego e creatore dei parchi letterari italiani. Ed egli mi incaricò di creare a Monterosso, nel Cinque Terre, il parco letterario.